ateo, si sente obbligato a ricominciare 20 volte qualcosa che susciterà un'ammirazione così poco importante per il suo corpo divorato dai vermi, come il lembo di muro giallo, dipinto con tanta sapienza e raffinatezza da un artista per sempre ignoto, identificato appena sotto il nome di Vermeer. Tutti questi obblighi, che non trovano sanzione nella vita presente, sembrano appartenere a un mondo diverso, fondato sulla bontà, lo scrupolo, il sacrificio. Un mondo totalmente diverso da questo, e dal quale usciamo per nascere a questa terra prima, forse, di tornarvi a rivivere sotto il dominio di quelle leggi sconosciute cui abbiamo obbedito perché ne portavamo l'insegnamento dentro di noi, senza sapere chi ve le avesse tracciate. Quelle leggi cui ci avvicina ogni lavoro profondo dell'intelligenza e che rimangono invisibili soltanto, e chissà poi, agli sciocchi. Così l'idea che Bergotte non fosse morto per sempre non ha il carattere dell'inverosimiglianza. Lo seppellirono, ma per tutta la notte prima dei funerali, nelle vetrine illuminate, i suoi libri disposti a tre vegliarono come angeli dalle ali spiegate, sembrando per colui che non era più un simbolo di resurrezione. È un brano di una bellezza toccante. Tutta la seconda parte è una riflessione sulla sopravvivenza della memoria, dell'arte, che lo tocca molto da vicino, perché poi lì non si capisce bene, parla di Bergotte, della morte di Bergotte, ma parla della propria morte e parla della propria opera soprattutto, perché il punto su cui voglio richiamare la vostra attenzione è questa frase: è così che avrei dovuto scrivere, i miei ultimi libri sono troppo secchi e soprattutto avrei dovuto stendere più strati di colore, rendere la mia frase preziosa in sé come quel piccolo lembo di muro giallo. Allora qui c'è, in questa volta, per la prima volta nell'opera e per una delle prime volte nella storia della letteratura e del pensiero occidentali, c'è una perfetta giunzione tra la parola e il colore. Parola e colore. E è un'intuizione di un moribondo. È l'ultima cosa a cui pensa Bergotte un attimo prima di morire. Pensiero non è elaborato, è una cosa detta. Proust invece, per Proust è un'elaborazione di pensiero, e lo vedremo che per ben due volte torna su questo tema più avanti e lo approfondisce e lo chiarisce. Intanto qualcosa, non vorrei assolutamente, spero nell'indulgenza di Battistini, questo muro giallo, così com'è, ci sia o non ci sia, probabilmente non c'è, però il fatto così come l'ha pensato è un esempio di pittura tonale, quella in cui la materia cromatica, vediamo se riesco a dirlo, viene disposta a strati successivi e si confonde con la luce che in essa è incorporata. Cioè luce e materia sono in qualche modo un tutt'uno. Non c'è una materia che dà luce o una luce che illumina la materia. È la materia stessa che è fatta di luce. Lo diceva prima lui quando parlava delle labbra della ragazza cosiddetta con l'orecchino di perla. Ecco, di questa miscela Bergotte ha solo un'intuizione, l'ultima intuizione della sua vita. Proust invece, come dicevo prima, ne esplicita il senso in due diverse occasioni. La prima è più avanti nello stesso volume,
dove traccia un rapporto tra Vermeer e Dostoevskij. O meglio, per spiegare, Dostoevskij fa un riferimento a Vermeer e ancora una volta abbiamo il riferimento tra la parola scritta e il colore o la materia pittorica. Forse è meglio che legga, poi ci rifletto dopo. No, almeno parliamo tutti della stessa cosa. Prego. Mi avete detto di aver visto certi quadri di Vermeer. Avrete certo notato che sono i frammenti di un unico mondo, che si tratta sempre, per quanto a ricrearli sia stato un genio, dello stesso tavolo, dello stesso tappeto, della stessa donna, della stessa nuova e unica bellezza. Enigma per quell'epoca in cui niente le assomiglia e niente la spiega, se ci si sforza non già di imparentarla per via di soggetti, ma di cogliere l'impressione particolare prodotta dal colore. Ebbene, è sempre la medesima questa nuova bellezza in tutte le donne di Dostoevskij. Ma per tornare alla bellezza nuova che Dostoevskij ha regalata al mondo, come in Vermeer vi era la creazione di una certa anima, di un certo colore delle stoffe dei luoghi, così in Dostoevskij non vi è soltanto creazione di esseri, ma di ambienti. Se analizziamo questa frase, se analizziamo soprattutto il tratto, in Vermeer vi è creazione di una certa anima, di un certo colore delle stoffe dei ruoli. Allora, c'è un'equivalenza totale tra anima e colore. Creazione di un'anima, creazione di un colore. Ma vi rendete conto? Sembra, non è un modo di dire, è un pensiero che c'è dietro, ed è il pensiero veramente che attraverso il colore nella pittura o il suo equivalente nella scrittura, quella sia l'arte, quella sia il segreto dell'arte, la sostanza dell'arte, quello che Proust sta cercando di capire da quando è nato e che tutta la sua opera cerca di aiutarlo ad arrivare a decifrare. Allora, questo Vermeer, che è così poco citato, che compare improvvisamente in un episodio straordinario qual è la morte di Bergot, ma vi compare non casualmente, vi compare per dare a Bergot un'illuminazione che poi è l'illuminazione di Proust, che Proust esplicita in due punti centrali della sua opera. Cioè è il pittore che dà il senso o che aiuta il narratore a scoprire il senso della sua opera, il senso della sua vita, il senso della sua arte. C'è un altro punto ancora, mi avvio rapidamente alla fine, in cui il narratore si domanda come possa avere valore la letteratura fatta di notazioni, la letteratura che aveva sempre fatto lui, pettegolezzi, chiacchiere, la fatuità apparente. Il mondo destinato a perire, che sembra indispensabile finché lo si vive, ma che l'indomani è già accantonato e non esiste più. È di questo mondo che Proust sta cercando di scoprire il senso e di scoprire la realtà, o perlomeno di scoprire il valore, di salvare il valore, se un valore esso ha. Ebbene, a questo punto si rende conto che è proprio questa letteratura, questo a dare ad essa il significato. Cioè il significato della realtà viene rivelato dalla scrittura. Sembra un gioco di parole, in realtà non lo è. E non lo è se leggiamo la quarta lettura, grazie alla gentilezza ancora una volta, di Lucia Ferrati. La vera vita. La vita
finalmente riscoperta e illuminata. La sola vita, dunque, pienamente vissuta, è la letteratura. Vita che in un certo senso abita in ogni istante, in tutti gli uomini, non meno che nell'artista. Ma essi non la vedono, perché non cercano di illuminarla. E così il loro passato è ingombro di innumerevoli negativi, che restano inutili perché l'intelligenza non li ha sviluppati. La nostra vita è anche la vita degli altri, perché lo stile per lo scrittore, come il colore per il pittore, non è una questione di tecnica, ma di visione. Grazie all'arte, anziché vedere un solo mondo, il nostro, lo vediamo moltiplicarsi in tanti mondi originali che mandano ancora, fino a noi, il loro raggio inconfondibile, molti secoli dopo che si è spento il fuoco, si chiamasse Rembrandt o Vermeer, da cui esso emanava. Ancora qui due considerazioni su quanto abbiamo appena letto. La vera vita, la vita finalmente riscoperta e illuminata, la sola vita dunque pienamente vissuta, è la letteratura. È rovesciato il canone abituale del pensiero, no? C'è la vita e poi c'è la letteratura, ma quello che conta è la vita. La letteratura è qualcosa di superfluo, qualcosa di aggiuntivo, qualcosa che la rende la vita magari gradevole, ma non si sostituisce ad essa. O soprattutto non può mai essere una vita che diventa tale, che spiega il suo significato nel momento in cui essa si traduce in letteratura. Perché normalmente è il contrario, no, che si pensa. La letteratura che dà sostegno alla vita. No, è la vita che in qualche modo dà nutrimento alla letteratura, e la letteratura che rende la vita vera vita. L'altra considerazione, che è lo sviluppo di quanto abbiamo accennato prima, è questa: lo stile per lo scrittore, come il colore per il pittore, non è una questione di tecnica ma di visione. Cioè praticamente c'è lo stile sta allo scrittore come il colore sta al pittore. La perfetta sovrapponibilità di colore e stile, di colore e anima, è a questo punto totale. Quindi, come vediamo, le due affermazioni cardine della ricerca, quelle che costituiscono per il narratore la possibilità finalmente di avere ritrovato il tempo di cui era andato alla ricerca, sono tutte quante legate, non solo legate al nome di Vermeer, ma legate a quella intuizione che Vermeer ha tradotto nella sua opera, che Bergotte ha intuito e che Proust, con approfondimenti, è riuscito a portare alla luce. È citato poco rispetto ad altri pittori. Non viene mai parlato, non ci sono giudizi critici su di lui, però il nome di Vermeer torna nella recherche poche volte, ma tutte in maniera significativa. E un po', ed ecco qui, ci dicevo, c'è una lunga parte della recherche dedicata a Wagner, ma non ci interessa quello. Credo che ci sia qualcosa di wagneriano, nel senso che Vermeer è un leitmotiv, nel senso wagneriano del termine. È una di quelle frasi musicali che sembrano casuali e che poi di tanto in tanto si ripetono e alla fine sviluppano il loro significato, un po' come la sonata di Vinteuil per l'amore di Swann e di Odette, ma con un significato diverso, perché qui Vermeer è il leitmotiv che progressivamente ci porta, e porta il narratore, a decifrare il senso dell'opera. E se questo è poco, grazie. Thank you.
Credo che ci sia poco da aggiungere, se non esprimere un grande ringraziamento, grandi complimenti per questo pomeriggio che ci hanno concesso il professor Boglioli, il professor Battistini e Lucia Ferrati in ricordo di una giornata particolare dell'Università dell'Età Libera. Vi ringrazio tutti e teniamoci nel cuore, nel pensiero questa serata fino al prossimo anno.